Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo una ricetta difficilissima con tantissimi ingredienti. Tre. Del cacchio, non lo so. Allora, aveva una banana che era un po' matura, vedi che è un po' maturina, da finire. Allora ho detto, non so come farla, sempre con limone e zucchero, sempre la solita. Allora ho detto, siccome stasera quando arrivo a casa il cameraman uno vuole sempre un dolcetto o qualcosa, perché lavora fino alle 10 e allora magari la sera qualcosina, ho pensato di far fondere del cioccolato con le nocciole, ricoprirla e poi c'è anche un po' di granella, il colpo di grazia, sempre di nocciola. Una banana ricoperta al cioccolato e nocciola. E poi quando la tagli c'è dentro la banana, no? Banana ricoperta. Vediamo gli ingredienti. Una banana, del cioccolato, io l'ho preso sempre senza lattosio, con le nocciole, e un po' di granellina da mettere sopra. Allora, praticamente dobbiamo solo far sciogliere a bagnomaria il cioccolato e lo vado a far sciogliere a bagnomaria, sciolto così, con le nocciole, e glielo mettiamo sopra. Anche perché banana, cioccolato e nocciola dovrebbe star bene, credo. No, ragazzi. No, ragazzi, non vi dico cosa sembra e penso che lo vedete anche voi, eh. No, ma guarda. Mamma mia. E queste qui cosa? Questo qui era uno che aveva le emorroidi. Mi sono tutte fuori. Anche le palline. No, ragazzi, adesso gli mettiamo su un po' di granella per dargli una presenza un po' di grazia, eh? Arrivo subito. Mettiamoci sopra. Ho sporcato anche tutto di cioccolato. Mettiamo su un po' di granella per mimetizzare questo, diciamo, così. Oh, ora che bello! No, adesso a parte gli scherzi, ma è bello, eh? Così dai, non sembra più proprio uno stronzo, eh? Guarda che bello! Anche dentro tutto greccato così. È più bello. Allora, in frigo, in freezer, come volete, in freezer 2 ore penso che è bello che è gelato. Uno stronzo congelato. Ragazzi, l'ho tenuta in frigo 3 ore. È andata bella dura. La banana. No, guardate però, dai, è golosa. Non so cosa sembra, una cosa strana, però il profumo è buonissimo perché è banana, cioccolato e nocciole. Provo a assaggiarne un pezzettino perché voglio lasciarla per il cameraman stasera che arriva tardi, alle 10 ha lavorato e ha diritto qualcosa di buono, di dolce. Ne prendo un pezzettino per vedere com'è. La taglio così ve la faccio vedere dentro. Allora aspetta, proviamo a tagliarla così da fettina. Guardate dentro che bella! Guardate cosa c'è, cosa c'è? La banana! Guardate! Ecco, così già è meglio, non sembra più quello di prima. No, ma guardate che meraviglia. Assaggio, eh. C'è anche la nocciola sopra. No, ragazzi. Buonissima, la banana bella matura, bella dolce,
cioccolato sopra con le nocciole e la granella di nocciola sta da Dio. La mangerei tutta, ma dove la fate? Fatela perché è una cannonata. Mettete sulla granella che così si confonde, non sembra proprio quella roba là, perché la forma e il colore può trarre in inganno, ma il sapore è buonissimo. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette, la ricettona, mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Instagram. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Ciao. Mando vai, se la banana non ce l'hai, bella guaiana, becca questa banana. E lei, la banana golosa.